Buona domenica e benvenuti nel secondo episodio del mio primo viaggio intercontinentale. Precedentemente vi ho fatto conoscere il mio nuovo compagno di avventure, che non è altro che mio papà, con il quale ho percorso 785 km da Vicenza fino ad Arles in Francia sopra due Vustrom 650XT. Se non lo avete visto lo trovate nella i in alto a destra e non ho altro da dire, buona visione. Buongiorno. Ore 7, ad Arles è ancora buio, ci vestiamo, montiamo i bagagli e partiamo. Ma guarda che fortunati che siamo questa mattina. Sai che dicono partenza bagnata, partenza fortunata? Il primo obiettivo di oggi, come il primo obiettivo di ogni mia mattina, è fare colazione. Sotto la pioggia siamo riusciti a trovare questo Laurent Collin. Ho idea che sia una pasticceria. Pen al cioccolato. È un pangozzolo squisito. Devo dire che le pasticcerie non sono affatto male qui in Francia. Adesso impostiamo per Valencia, che però si scrive con la C. È a soli 756 km da di qua. Come per il primo giorno, anche per il secondo lo trascorreremo tra autostrade statali. Purtroppo siamo costretti a sacrificare i primi giorni per arrivare il prima possibile alla destinazione interessata, che non sono ancora pronto a svelarvi. Entriamo in questa prima autostrada francese e ci sentiamo non appena facciamo la prima sosta. It's what I like. Jumping from a roof that is almost too high. Laying on the grass, I close my eyes. Playing my guitar to my fingers and numb. I always try to let my spirit fly. Percorsi i primi 250 km della giornata, siamo vicinissimi al confine spagnolo, siamo a Angeles-sur-Mer. Pausetta sneakers e poi ripartiamo in teoria. Fine dell'autostrada francese, vediamo che botta che prendiamo. Beh dai, 14 euro. Spagna, Spagna, benvenidos, autostrade gratis, finalmente. Ma come pedaggio? Barrera della frontiera, autopista si chiama però. Paghiamo anche in Spagna, pensavo fosse gratis. Vediamo quanto ci costerà questa autostrada spagnola. Tickets 14,70 euro per 200 km. Effettuati 450 km, adesso ci troviamo nei pressi di Barcellona. Pranzeremo in questo bar con un menù totalmente in spagnolo. Tra pochissimo scopriremo cosa abbiamo ordinato. Piccolo antipasto e questo invece è il primo piatto. Insalatina salutare. Chissà perché l'acqua frizzante in Spagna è salata. Gli abbiamo lavato anche il piatto. Ci siamo ricaricati. Possiamo proseguire fino a Valencia. Ci siamo persi in Spagna e abbiamo trovato la fabbrica della Seat vicino Barcellona. Cioè è un quartiere loro, guarda, rotatorio con scritto Seat, tutto Seat, 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 Seat. Sarà anche questo della Seat. Percorsi 675 km, devo ammettere che i chilometri di ieri iniziano a sentirsi. Ci troviamo a Castellón de la Plana. Non so se avete notato che nel video di oggi c'era qualcosa di un po' più, qualcosa di magico. E non sto parlando dei miei capelli, sto parlando di un tipo di magia che mi renderà possibile la presentazione degli altri due concorrenti di questo viaggio, che in questo momento stanno facendo merenda come dei barboni. Lui è l'unico personaggio che conoscete già. Lei è la Francesca, la prima nuova concorrente, è laureata in 25 lingue, farà da interprete. Lui invece è Nico, secondo nuovo concorrente, il mio manager e addetto stampa barra fotografo. Seduti tutti e tre su tre sedie XL moto. Nico, fa vedere te che sei il manager, così possiamo riposarci. Tu Dennis, ti siedi? Ringrazio XL moto di averci fornito solo tre sedie da moto. Io resto in piedi, grazie Davide. Veniamo ad ingozzarci e dopo facciamo gli ultimi 150 km per raggiungere Bugnes, che è il posto dove dormiremo stanotte. Purtroppo la merendina è già finita, è giunta l'ora anche oggi di fare l'ultimo pieno della giornata. 1,359. Beh, per essere in autostrada comunque non è che basta aggiungere la S a tutte le parole ed è spagnolo. È andato dalla commessa e gli ha detto cartas. Vai con gli ultimi chilometri della giornata. Avanti Savoia, che la figa Savoia. Piccola cosa che mi ero dimenticato di dire è che Nicolò e la Francesca non sono in moto, ma bensì con questa sobrissima Mercedes classe C. William, siamo anche in contatto radio, che tra l'altro grazie a tre interfoni Midland siamo in collegamento da ormai tutto il giorno. Midland ha già fornito delle cuffie per utilizzare l'interfono anche in macchina. Mi sento un po' Jean Todt, mi sembra di stare al muretto della Ferrari. E loro ci faranno da mezzo di supporto, fotografi in movimento. Beh, oltre a questo sono anche il terzo rider, perché ricordati che io ho tutto dietro, quindi non appena uno di voi due stanco subentro io, faccio il jolly, così qualcuno viene a guidare la macchina. Questo non lo metterò mai in tutti i miei video, dovrò morire in moto. Questa secondo me è una bella mazzata. Saranno tipo 300 km di autostrada. Il biglietto è ancora in pesos. 35 euro. Questa qua l'ho sentita. Questi fanno male, eh. Altro che non si pagano le autostrade qua. Ma che bello. No, è enorme questa uscita. È tipo la barriera di Milano, la barriera di Valencia.
Stiamo affrontando una strada di montagna col buio, il costo spagnolo. Ben signore, ci manca solo un tratto di enduro e poi abbiamo concluso tutto. È colgato Dio, fate magno. 370 metri all'arrivo, a me dice di andare qua a destra. Mi sa che siamo contro mano, sai. Ma che strade? Guarda, ma ti rendi conto? Guarda dove siamo? Ben. Ma ci passo? Mi sa che non si può andare qua in moto, eh. Guarda sta macchina dove è messa. Ma non so se ci passo per il guaio, eh. Non c'è posto né per mettere la macchina né per mettere le due moto. Mamma, senti che spezie che si stanno fumando qua. Senti che roba. Con non poche difficoltà ce l'abbiamo fatta. Penso che questa sia la prima volta che in una singola ripresa vi faccio vedere tutta quanta la stanza. 65 euro con colazione. Si stanno notte russi. Pemma! In quel piccolissimo alloggio abbiamo messo giù tutta quanta la nostra attrezzatura, tutti quanti i vestiti, e ci siamo messi in ciabatte e pantaloncini corti ad ottobre, dato che ci sono 28 gradi. E questo è il posto designato: bar e litro. La richiesta era petto di pollo con patatine fritte. Petto di pollo con patatine fritte. Oh, non fa una piega, eh. E questo qui è il mio bocados, è praticamente una bistecca di cavallo dentro un panino. Siamo riusciti a prendere anche la sangria e siamo riusciti anche a cenare con la pioggia. Come si chiama? Come? Caffaia. Cerbero o Tenis? Ah, Tenis. My name is Dennis. Ci va proprio la tosse, ragazzi, sarà. È una sambuca un po' più potente. Vai, trallo, tac. Dopo il ciupito, prima di andare a letto, Avus ci ha fornito di questi blocca disco con allarme. La cosa più intelligente sarebbe quello di studiare e capire come funzionano prima di applicarli. Fai così. Posto. Che roba, no. Tra un po' arriva la polizia, te lo dico. Eccolo la mano. Posso? Vediamo Francesco. Ve, Abus. Che culo. Se per sbaglio qualcuno sfiora i Vustrom, si sveglia tutta bugnol. Concludo la giornata dal mio alloggio all'ultimo piano. Oggi abbiamo percorso 807 km. Domani ce ne aspetteranno altrettanti per raggiungere Gibilterra. E già da qui potete capire la destinazione del viaggio. Arrivando al resoconto della giornata, oggi abbiamo speso 57,90 € di benzina a testa, 64,45 di autostrade a testa, 21,35 di cibo e 16,25 di alloggio. E da questa mini stanza per il secondo giorno è tutto. Buonanotte, a domani. Ciao. Buongiorno dal terzo giorno qui in Spagna. Questa notte per la prima volta in vita mia non ho dormito perché dei gatti miagolavano. Ma in tutto questo c'è del positivo, dato che nel prezzo è inclusa anche la colazione. Questa qua è l'acqua per il collirio. Non so come, ma questo ha l'idea che ingolfi. Beh, è buono. Oggi ci aspettano 750 km. Però prima ci aspetta una doccia, dato che ieri a luna di notte non ci sembrava il caso di fare i profumati. Eccolo, ecco, è partito. Partito, eccolo. Leggere le istruzioni prima di utilizzarle. Bagagli caricati, destinazione Gibilterra. La destinazione è Algeciras. Come si scrive? 755 km. Inizia. Possiamo procedere verso l'infinito e oltre. Cheat. Buzz Lightyear. Questa sembra veramente una favelas. Figata, eh. Guarda, con le bici rubate, l'XT da rapine. Ma che bello, ci sono i ciclisti in mezzo alla strada anche in Spagna. Hola. Mi mancava l'autostrada. Guarda, guardala come stanno scannando. Ma guarda che roba. Pazzesco. Là nella costa a destra. Mi sa che siete un po' bassi. Hola. Ci voleva un po' di nebbia. Mi sembra di essere sul Monte Grappa. In 10 km siamo passati da 29 gradi a 0. Se per sbaglio Nico va avanti altri 2 metri, non lo vedo più. Castilla-La Mancha, provincia de Cuenca. Guarda che roba. Siamo entrati tipo in un'altra regione. Com'è che si chiamano quelli dei bambini? Quelli che girano, le girelle. Girandole, le girandole. Guarda quante girandole. Siamo già nel deserto. Ma va che roba. Non c'è una persona viva nel raggio di 100 km, penso. Prima sostina del giorno. Star. Bienvenuto a Cepsa. Usted ha selezionato gasolina 95 Star. Che spettacolo.
a San Clemente dove non c'è niente. Pausa benzina anche per noi. Più caffettino spagnolo. È già quasi mezzogiorno, ma tra un'ora dovremo fermarci un'altra volta, perché oggi è domenica alle 13.30. Come ogni domenica esce un nuovo video, e anche quando sono in viaggio non può mancare un video di domenica. Puntualissimi, dopo un'oretta e mezza ci siamo fermati dentro il bauletto creato alla mia postazione per poter pubblicare il video. In questa pausa siamo riusciti anche a prenotare l'alloggio per questa notte. Non so se ve l'avevo ancora detto, ma questo sarà una specie di senza prenotare. Siamo partiti senza aver prenotato nessun alloggio. Per questi ultimi 340 km mio padre e Nicolò si sono scambiati la postazione. Troviamo adesso al comando del secondo veicolo Nicolò, e lo stesso Nicolò mi ha lasciato per mano questa Osmo Action, e vediamo se riusciamo a creare del contenuto. Della giornata, ci siamo fermati per far benzina e ne ho approfittato per comprare un microfono. Pranzo col gelato e proseguiamo. Madonna mia che roba, ci troviamo nei pressi di Granada e ci sono 32 gradi e vi ricordo che siamo ad ottobre. Finalmente dopo 600 km un pedaggio almeno anche per il terzo giorno. Non abbiamo ancora pagato nessuna autostrada oggi. Guarda, però c'è il contactless. Beh, 3,40 € per 600 km, neanche male. Guarda la benzina che costa 1,2. Autopizza. Ti fai da solo la pizza? È una macchina a forma di pizza. E dopo 650 km siamo arrivati alla destinazione del terzo giorno, che si chiama Fungerola. Alloggiamo in mezzo alla zona industriale. Chissà se gli spagnoli fanno le impennate nelle zone industriali. Alloggiamo in un campo da golf. Io metto la mazza e tu il buco. Che bella zona, mi mette felicità, non so perché. Che spettacolo. E l'abbiamo pagato 50 euro. Non abbiamo neanche fatto in tempo a mettere giù i bagagli, che siamo nudi, perché per 49 euro c'è anche la piscina. Fresca. Dopo 2000 km meritato. Questo è un panice. Bagnetto fatto, doccia fatta. Sono le 8 di sera, la fame è tanta. È ora di passare un po' di materiale. Ah, e piccolo appunto importante: non so se avete notato che ho tagliato i 4 peli pubici che avevo in faccia e ho lasciato solo i baffetti. Beh, eh? Beh, io. I video sono stati scaricati e Nicolò è andato a prendere un tipicissimo KFC. E nel frattempo che lo aspettiamo, vi faccio vedere questo alloggio da 10 euro a testa. Piscina, terrazza, soggiorno, cucina, bagno, letti. Ho molta fame. Ore 22:29. Ah, che bella cenetta salutare. Bravi, bravi tutti. Cibo spazzatura ingurgitato, siamo arrivati alla fine anche di questo terzo giorno. Oggi abbiamo percorso 650 km e abbiamo speso 40,04 € di benzina a testa, soltanto 3,40 € di autostrade a testa, 12,75 € di cibo e 12,25 € di alloggio. Domani arriverà il punto clou del viaggio. Domani scopriremo il perché del sacrificio chilometrico di questi primi 3 giorni di viaggio. Sono finito come una calza. Buonanotte, a domani. Ciao.